Amici dell'Eterni, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Teste di Calcio. Continua la serie positiva della Ternana che espugna Castellammare di Stabia non senza una adeguata quantità di patema d'animo, però alla fine il risultato è quello che conta. Abbiamo vinto 3 a 2 in 10, la classifica comincia a farsi interessante. Sabato arriva il Lanciano, che attualmente è seconda, adesso che se ne dica, continua a stare lì. E vedremo di che pasta è fatta questa squadra, se darà seguito a questi risultati che finalmente la fanno affacciare in una zona di classifica più interessante, diciamo così, oppure ripiomberà nella mediocrità che abbiamo visto per tutto il girone di andata. Parleremo della partita e delle prospettive che si aprono per il proseguo del campionato delle ferie da qui in avanti con gli ospiti di questa sera. Finalmente ritorna la formazione tipo. Con Manini, Gigi, Buonasera. buonasera, Livia Torre che finalmente comincia a sentire gli effetti della primavera e tutti noi ne siamo felici. Buonasera. Enrico Briotti, Buonasera. anche lui, te bentornato, e Buonasera. Massimo Minciarelli. Buonasera, sono raffreddato. Quindi non ci abbiamo squalificati. Buonasera, niente, tutti disponibili a disposizione del mister, mentre prego la regia di mandare in onda le schermate con i risultati e la classifica, che magari quella teniamola un minutino in più. Gigi, direi che io, soprattutto visto l'avvio della partita, la vittoria era doverosa, siamo riusciti a complicarci tutto in maniera incredibile, però fortunatamente alla fine l'abbiamo portata a casa. Direi che l'inizio era stato assolutamente positivo, sembrava tutto in discesa. C'è stata questa espulsione di Farkas, che a Terni qualcuno continua a dire che era netta. Io invece mi sento di dire questo, che fuori casa, sul campo della Juve Stabia, sul 2-0 per noi, che l'arbitro, un 29enne primo anno, possa un attimino magari facilitare, dare una piccola mano alla squadra di casa, ci sta, ma la punizione probabilmente c'era, perché Farkas si è frapposto fra Sow, mi pare fosse, e la palla, ma l'espulsione non c'era assolutamente per regolamento. Non era Tanto ultimo uomo, ma c'era per Verone. chiarire, allora, la regola dell'ultimo uomo lo Non dico per esiste. l'ultima volta, poi dopo mi sono stufato, faremo un comunicato stampa. Non esiste. Esiste la chiara occasione da gol. In quel caso era una buona occasione da gol, ma Sow doveva ancora entrare in possesso della palla. Se non sei in possesso della palla non si può configurare il fallo da creare occasione da gol. Quindi secondo me al limite c'era l'ammonizione. Comunque, detto questo, tanto per precisare, perché sento dire da qualcuno anche a Terni che c'era fallo, continuano a dire da ultimo uomo, non esiste. No, beh, ma questo è anche da parecchio tempo, qua, non è neanche In una caso di novità. chiara occasione da gol, poteva essere una buona occasione, ma non era chiara perché doveva ancora prendere la palla. Magari Brignoli riusciva ad anticiparla in uscita. Quindi diciamo che lì un po' è cambiata però la partita. A voi. L'episodio non è così clamoroso ai nostri danni, ne ho visti di peggio, però era un po' comunque, insomma, lì subito dopo sulla punizione aveva segnato il 2-1. Poi dopo la ripresa era in salita perché noi giocavamo con un uomo in meno, hanno ripreso entusiasmo e infatti la nostra difesa, che notoriamente non è proprio insuperabile, si è fatta prendere in castagna da Ducarà, che è molto più veloce dei nostri centrali, però insomma un po' di fortuna ci ha aiutato perché poi c'è stata questa splendida ripartenza di Cavazzi e Rispoli, tra l'altro Cavazzi riportato a destra secondo me è un altro giocatore. E Rispoli da lì è stato bravissimo, non era facile, era in posizione di filata, ha fatto un gran gol, molto più difficile di quello che ha sbagliato col Palermo. E ecco, stiamo vedendo questa espulsione, questo si è anche mezzo buttato, secondo me lo poteva anticipare Rispoli, l'espulsione non Ma era c'era, un'ammonizione, dai, era era un'espulsione. un'ammunizione, infatti. Sono d'accordo. Comunque un gran gol di Rispoli, in un momento difficilissimo, e adesso, come dici tu, sono cambiate tante cose, la classifica possiamo dire che è diventata almeno un po' più tranquilla. E poi abbiamo tante partite nelle quali può accadere di tutto, a cominciare da questa con il Lanciano, poi ci sono le due trasferte della settimana prossima. Insomma, psicologicamente la nostra squadra può giocare un bizzico più sollevata. Grazie a questa vittoria che è stata sì fortunata, ma anche molto voluta. Diciamo che ce l'eravamo un po' complicata da soli, un po' anche l'arbitro. L'ultima cosa sulla sostituzione, adesso sento dire che non è che Tessera azzecca tutto perché abbiamo vinto. Se avessero pareggiato avremmo detto che ci eravamo tirati troppo indietro. No, stavolta no, c'ha le sue legittime Scusa, io ragioni. sto vedendo la partita e sul 2-2 ho sentito da tutti dire: ecco, rifatte le sostituzioni, ci siamo chiusi dietro. Rimane il fatto che il risultato cambia i giudizi di tutta la partita. Questo ormai lo andiamo dicendo da parecchio.
Beh, anche secondo me togliere, però posso dire una cosa, però mettere Russo secondo me al posto di Litteri la squadra lì si è un po' schiacciata, ho capito, però per esempio lì, la, quella di Fazio, questa di Fazio era giustissima, perché Zito non la vedeva mai. Fazio non solo c'era dopo l'inserimento di Falco da quella parte, diciamoci la verità, però stavo, era però io non mi riferivo a quella di Fazio, mi venivano giù in, insomma, con una certa facilità, quindi andare a mettere lì Fazio per poi spostare tra l'altro dall'altra parte dove Dugarà, comunque tu finisci 3 a 2 per loro e poi dopo venivano giù con come lame nel burro per impoltire la difesa, secondo me io sono d'accordo, io sono d'accordo con voi, di Fazio ci stava tutta quella che dice Gigi di Russo per Litteri, secondo me lì la squadra si è tirata troppo indietro, che già c'era, era stato tolto Nolè, forse lì, comunque al di là di questo anche perché Russo, diciamo, scusate, un po' ectoplasma Russo, cioè scusate, a un certo punto ha tirato tentato un tiro, sì, che cioè, ha palesato dei cioè, che so cose si vedono all'oratorio, cioè, non è cattiveria, ma se no, questo giocava con l'Umezzani in Lega Pro ci sarà un motivo. Però, noi abbiamo dato via Carcuro, no, Bernardi per Russo, dai, no, diciamo, noi abbiamo dato via Carcuro, Botta e Bernardi, è venuto Cavazzi, Cavazzi mi sta bene, Valeri non lo conto perché è dei grandi invalidi, tra l'altro si è fatto male, e questo Russo che ha portato, vabbè, più di un Carcuro, più di un Bernardi, l'abbiamo detto, però io lo Botta stiamo lì, alla fine di tutto poco. Però quello che dico è che se invece di vincere perdi, secondo me i giudizi su Tessera sarebbero stati assolutamente negativi, anche perché perdevi con l'ultima in classifica, ribadisco, invece aveva 20 punti meno di te, che non hai una gran classifica, insomma, mo lo fatemi finire il concetto e poi giustamente parlare, io dicevo solo perdi 3-2, avremmo detto gravi errori di Tessera, vingi 3-2 e qualcuno ci ha visto indovinare, questi sono giudizi superficiali, io invece dico che nonostante la vittoria, secondo me la sostituzione di Russo per Litteri non è stata opportuna, perché la squadra è veramente a quel punto non era più riuscita a arrivare, poi comunque abbiamo vinto bene così. Allora, io vorrei far notare, perché guardavo anche i report della partita, che a livello di possesso palla, a livello di tiri fuori e dentro la porta, sicuramente la Juve stabia ha giocato molto di più. Tu dicevi avevamo iniziato bene, io devo dire la verità, non avevamo iniziato benissimo la partita, perché c'era stato subito quell'inserimento di Alì, che ci aveva, ecco, insomma, fatto balenare quel campanellino d'allarme. Tu, scusa, Dile, tu hai fatto un'ottima disamina dell'azione dell'espulsione di Farkas, ma Farkas fino all'espulsione è stato disastroso. Sì, è vero. A ieri prescindere, sabato ha giocato veramente l'incursione di cui parla Livi adesso, e poi ti ridò la parola. Sì, sì, Farkas entra facendo questo movimento, adesso chiaramente se l'era proprio non è Teresi, diciamo, ma sembrava Holiday on Ice, ma non è un intervento, allora, di difensore, io stupisco di te come tu no, ancora non abbia lanciato i tuoi strani, ma tanto io, questo per dire, questo per dire che effettivamente non è che la Ternana avesse iniziato bene, poi, ma io perché voglio essere sincera e onesta fino in fondo, poi c'è stata una papera colossale di Benassi che ha spianato anche la palla gol di Cavazzi, verissimo, diciamo, però onestamente ci ha un pochino spianato la strada Benassi. Poi su un ottimo assist di Litteri, il nostro miracoloso Antenucci ha fatto il secondo gol, che veramente sembrava averci messo al sicuro. Vorrei far notare, che il nostro Antenucci con i suoi non 16 gol, ma devo dire i suoi 7 gol mi pare nel girone di ritorno, è il cannoniere principe di tutto il girone di ritorno, e che la Ternana è la squadra che ha segnato di più dall'inizio del girone di ritorno e che starebbe prima insieme a Palermo, purtroppo però la Ternana si è complicata la vita, primo perché su un'occasione ancora una volta clamorosa, cioè da dirlo, di Raffaele Nolè, non è riuscita ad essere sufficientemente cinica, e lo era stata fino a quel momento, da chiudere la partita. Si è complicata la vita con l'espulsione, sicuramente, e lo confermo, la Juve Stabia dalla cintola in su è pericolosa, ha due giocatori come Dugarà e lo stesso Sowe che ti mettono in difficoltà in qualunque momento, io come lo stesso Falco nella ripresa. Dire, per traslare la cosa, dire che la difesa della Ternana è pericolosa. Anche quello, ecco. Perché adesso abbiamo crocifisso, e ha ragione,
Farkas, ma io ho visto lasciare sul posto altri difensori della Ternana, perché in almeno un paio di occasioni è successo a Meccariello, un'altra, in un'altra occasione è successo a Miglietta, ma che tra l'altro è un amico, gli voglio tanto bene, guarda, ma con queste Veroniche rischia di metterci in difficoltà, basta! Basta veramente, perché quando perdiamo palla in quel modo e hai giocatori veloci che ti partono, c'è e ti tagliano la mina per noi, veramente metti in difficoltà la squadra. Quindi io dico benissimo, la Ternana è riuscita a fare un gol strepitoso nel finale con Rispoli, che peraltro non è che aveva giocato la sua migliore partita, anche grazie all'assist. Però ha fatto un gran gol. Ha fatto un grandissimo. Però è il terzo gol da tre punti che porta Rispoli. Assolutamente, con la regina, col carpo, questo sono fondamentali. Ma detto questo, insomma, devo dire che vogliamo parlare anche un po' di come è cambiato il vento a livello di fortuna, perché è vero che la Ternana ha giocato fino all'ultimo e ha trovato meritatamente probabilmente un gol, però è anche vero che in altre partite meno sofferte abbiamo raccolto meno, quindi benissimo così, io sono felice, però bisogna anche essere onesti fino in fondo e dire che non è stata una straordinaria partita. No, ecco, assolutamente. Io mi sento di dire d'accordo. Questo, ecco. Tre argomenti. Vai. Primo, quando la fortuna si ripete più volte, non è più fortuna, non la puoi più chiamare fortuna. Cul-de-sac. Quindi si può anche dire frutto esattamente di condizione, di maggiore condizione e anche convinzione. Di più convinzione. Ah, ok. Perché secondo... Lotti fino alla fine, cioè non perché arrendi. Lotti perché te la cerchi, sì, te la cerchi, quindi la fortuna una volta, due volte, ma poi non è più fortuna. Seconda cosa, rapida, Litteri non deve essere sostituito mai, a meno che non stia male, a meno che non si sia fatto male o che non sia molto stanco, perché ti tiene la squadra alta e questo in una squadra, e entro nel terzo breve argomento, con la difesa della Ternana è ancora più importante, non te lo puoi permettere di farti schiacciare, diventa automatico il farsi schiacciare quando togli Litteri, in questo momento è assolutamente impossibile toglierlo, quindi non va tolto, questo è l'unico rimprovero che io mi sento di fare a Tessera. Detto in parole povere, siccome la difesa diciamo non è eccezionale, allora facciamo una cosa, non ci facciamo attaccare, esattamente. E parlando appunto della difesa, anche qui ormai ci ripetiamo, però ecco, quando tu metti dei difensori lenti e poco reattivi, metti davanti a loro una linea mediana, si diceva un tempo, una linea mediana che non protegge, e hai la Ternana. Cioè tutto ciò che non si deve fare, la Ternana purtroppo dalla cintola in giù lo ha, lo possiede e l'ha pagato anche tanto, cos'è? Quindi che fare? Lì purtroppo non c'è nulla da fare, ormai neanche un mago potrebbe porre rimedio, se non qualche piccola cosa fatta soltanto di posizioni migliori eccetera, però i giocatori sono quelli, la reattività è quella, la velocità è quella, che gli fai? Davanti, per però. Cui davanti però per fortuna. Però vorrei far notare fortuna, che l'unica volta che non abbiamo preso gol giocava Viola, che è meno interditore è a centrocampo. È quello. Però probabilmente faceva. Per cui ormai, amici miei, armiamoci di coramina fino alla fine del campionato e tiriamo avanti in questo modo, perché sta andando no? Bene. Esattamente. L'anno scorso qualche partita ci siamo annoiati davanti alla televisione, soprattutto anche in casa, liberati. Quest'anno. Non perché Tessera sia meglio di qualche posto, confronto basta. Però c'è da dire che quest'anno vinciamo o perdiamo, le giocatori devono fino adesso. Almeno si lotta fino discrete, alla fine, no? Sì. Anche in altra lottava, però le partite erano un po' asfittiche. Nel senso che due squadre si mettono così. Massimo, finiamo il giro di opinioni, vogliamo sentire la tua. Finiamo il giro di andata. 36 gol subiti sono troppi, anche se ne hai fatti 40 che sono tantissimi. Quarto attacco, quinto attacco del campionato. La difesa, l'abbiamo sempre detto, una difesa costruita male e rifinita peggio. Qui le colpe chiaramente sono tutte ascrivibili a carico del direttore sportivo che liberandosi di Ferraro, liberandosi di Pisacane, acquistando gente come Ferronetti, come Farkas soprattutto, lo stesso Meccariello e via discorrendo, non ha fatto sicuramente il bene della squadra. Con la Ternana non si può star bene neanche sul 2-0. Ce ne siamo accorti già ripetutamente. Tesserre continua a fare gli stessi errori che già tanto cari sono costati.
L'errore di Siena è stato puntualmente ripetuto sabato scorso a Castellammare di Stabia. Fortuna che stavolta il risultato ci ha riso, perché altrimenti sono d'accordo con chi avrebbe detto che la Ternana aveva buttato via i soliti punti e Tessera aveva commesso l'ennesima cappella legando il porco in una maniera improvvida. Sono d'accordo con chi dice che Litteri deve giocare a prescindere perché tiene sulla squadra, lotta, prende a spallate gli avversari, è una diga e può essere utile anche in difesa, soprattutto quando gente come Farkas e come Meccariello si lascia sopravanzare di testa così facilmente, pur essendo belli alti, insomma, di natura fisica. Poi comunque l'Interi resta avanti, impegna due difensori. Come minimo. Aggiungo quindi che Tessera non commetta più questo tipo di errore, basta per favore, che sia una squadra purtroppo, o per fortuna, votata all'attacco, ormai l'abbiamo capito. Arriva il Lanciano, del quale parleremo tra poco, due chicche solo. La presidentessa è incinta, io se fossi lei, eviterei il viaggio che è dispendioso. La presidentessa è intervistata a Tiki Taka, bellissime quelle immagini, bellissima donna, insieme quando va a baciare, bellissimo quello, insieme al marito, che è quel turchi, che scarso giocatore che giocava addirittura col Foligno, mo si ritrova grazie alla presidentessa in Serie B, però ha segnato un gran gol. Ecco, io guarda se non ci segna questo. Ecco, io ho visto, consiglierei alla presidentessa, vista la pessima accoglienza riservata, la scandalosa accoglienza riservata ai tifosi della Ternana e a tutti coloro che erano all'interno della tribuna coperta dello stadio, di quella specie di stadio di Lanciano, consiglierei alla presidentessa di non venire a Terni. Adesso non c'entra niente, Massimo, dai. Come dire, così, oppure che venga a Terni a imparare come si accoglie la gente. Già è meglio. Direi diversamente. Esatto. Visto che ha toccato il imparare com'è l'accoglienza. Com'è una società di serie... Scusa, insomma, professionistica. Certo. Visto che hai toccato il tema. Tocchiamo il tema. Io no, quasi non. Presidentessa del Lanciano, sei bellissima, beato tu. Quasi non lo volevo dire, no? La presidentessa innanzitutto in questa vicenda non c'entra nulla. Beh, comunque è lei che dovrebbe sovraintendere a certe cose, perché mettere i tifosi della Ternana in mezzo alla gente, in gradinata, quelli accreditati alla Ternana Calcio, mi sembra che sia una cosa leggermente sbagliata. Però c'è da dire una cosa. Con gente che ti aggredisce. All'andata, Massimo Mingiarelli e il nostro amico Andrea Orlandi, sono stati trattati molto male, a male parole e con un atteggiamento molto violento, diciamo aggressivo, per non dire minaccioso. Qualcuno dirà meno male, ha fatto bene a vincere gli ammenaggi. No, ma fondamentalmente ma le cose vanno dette. Se questi signori sono dei villani, cioè tu non è che puoi girare intorno, noi siamo in presenza di villani. Villano non può essere cordiale. Massimo hanno fatto bene. Scusa, Massimo, sembra un'operazione simpatica. L'aneddoto, insieme a altri due amici del giornale, tra l'altro, sul quale tu collabori, con Caterina, stavamo quattro accrediti di Ternana Calcio, ci sbattono in gradinata in mezzo ai tifosi del Lanciano. Succede che uno di questi quattro signori, non io neanche Orlando, al gol di Antenucci, esulta, tutti zitti. Momento in cui viene espulso in maniera improvvida, devo dire, Viola. Povero Orlandi, persona notoriamente calmissima, pacifica, si alza, che cavolo, non ha detto cavolo, ha detto un'altra cosa, gli si sono precipitati addosso 4-5 energumeni, cominciando a strattonarlo, e io ho cercato di difenderlo. È dovuto intervenire il comandante dei vigili urbani di Lanciano e un ufficiale dei carabinieri per prenderci e portarci dove saremmo dovuti andare, cioè in tribuna coperta. Questo non va bene. Cioè, cara presidentessa, queste cose succedono solo in Abruzzo, perché già sono successe a Francavilla, sono successe a Pescara, sono successe a Teramo, in tutti i posti dove i ternani sono molto amati. E purtroppo si sa che da Ascoli in giù, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, eccetera, eccetera, i ternani che portano soldini importanti sulle vostre spiaggette vengono trattati come vengono trattati. Crescere se si vuole andare in Serie A. Crescere, presidentessa. No. E tanti auguri per il bambino, figli maschi. Però adesso, in questo caso... Questa cosa... Ma come si fa? No, però per dire che l'atteggiamento... Ma si può fare delle visioni? Ci dissociamo! No, però l'atteggiamento... No. Gli fai i lavori per i figli maschi, no? Non mi dissocio, però veramente. Ma gli si sono rizzati i capelli a Mingiarelli. Sì, a Gabriotti, riesco a dire anche a me tutti. No, io sono ancora sinceramente incavolato da quel tempo. Solo in Abruzzo, a Chiedi ce l'hanno riservato. Mi ricordo le sassate di ieri. Vabbè, mo capito. Basta, cambiamo. Però le sassate le abbiamo prese a Andria dappertutto. A proposito di questo, però, bisogna dire una cosa. C'ha ragione Priotti, sono villani. Avanti, operazione simpatia. Metterò un po' d'acqua sul fuoco, no, a parte gli scherzi. E secondo me non c'entra il presidente. Però resta il fatto. Presidentessa.
della Presidente, resta il fatto che gli accreditati hanno diritto di esultare, a meno che non offendano. Sicuramente a Terni questo non accade mai, non accade mai. Posso testimoniare che non accade. Questo in tribuna non accade mai e stavolta, secondo me, sto ragazzo, Orlandi lo conoscono tutti, una persona pacifica, mite. Secondo me da vigliacchi prendersela in tanti con due tifosi. A Terni c'è una diversa signorilità. Ecco, è inutile, non va bene. Al di là, episodio non siamo, ci è piaciuto. Cioè, ci conoscono tutti per tifosi forti, per tifosi anche duri a volte. Ma siamo persone comunque accoglienti e signorili. È inutile dire, a parte vabbè, i casi sporadici, quelli ci sono da tutte le parti, in altri posti, come ha detto Massimo, indubbiamente hanno ancora da fare molta strada. Questo per dire che se qualcuno esulta... Transeate, passiamo oltre, me la sentivo, grazie di avermela fatta. Va cassato immediatamente. No, io stavo, non l'ho detto. Però Gigi, stiamo sempre in televisione. No, io ho detto. Però certo è che Lanciano rappresenta una tappa fondamentale per quelli che potrebbero essere i futuri sviluppi del campionato della Ternana. Manda le pagelline, va, almeno... Meglio, va. È che ho detto che è una tappa fondamentale. Argomento partita di Castellammare e poi dopo torneremo a parlare del Lanciano. Oh, leggiamo, sei contento? Vediamo un po' dove non siete d'accordo. Bravo il Colibrì. Bravo. 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 Questo ragazzino è tanto cresciuto, ha fatto il suo. Che ha, sicuramente è stato in mezzo l'uomo in più della Juve Stabia. Non so se poteva fare 4. Qualcosa di più sul secondo. Sul primo no, sul secondo era molto defilato l'attaccante. Era difficile, non lo so. Comunque, però il voto è comunque un cambiamento. Rispoli per il gol, diciamo, certo. Perché la prestazione ha fatto Angeli. Ma un terzino che mi parte all'85esimo, si fa tutto il campo e mi fa il gol della vittoria con un uomo in meno, io lo premio. Scusa. Forse però, il 5 e mezzo all'Itteri è un po' troppo. Il primo gol loro aveva una bella responsabilità. Mezzo punto in più all'Itteri, ce l'hanno un po', non sai che non ci ha capito niente nessuno. Mezzo punto in più all'Itteri, per favore, forse, perché se lo merita, forse, però un po' meno bene delle altre volte. Vabbè, non lei sono stato invece generoso, mi rendo conto. Ha fatto il suo. Allora, non è, volevo aprire questo parentesi. Basta, ma si può anche tirare forte ogni tanto, eh? Non è obbligatorio sta sempre a cercare il piazzatino. Ognuno ha le sue caratteristiche. No, quando stai a mezzo alla porta, che piazzi? Tiri una scogliata, butti dentro il giocatore con tutta la palla. Gianluca, me le fai rivedere che ero distratta. No, l'Itteri non ci siamo. 5 e mezzo è un po' poco. Gavazzi è poco, Gavazzi 6 e mezzo almeno. Ma l'altra volta gli ha dato un voto alto. Oh, non sta mai bene, Gavazzi. Ha fatto l'assist del gol. Dai, Gavazzi merita almeno 6 e mezzo. Aveva fatto un bel tiro all'inizio, giocato bene, non è che gli ho dato 4. Biglietta 6, no. Te lo contesto anche se gli voglio tanto bene. No, non hai capito. Lo ribadisco. Ho capito, è un amico, però bisogna essere onesti. Biglietta parte da 6 in giù. E non si può fare, perché anche se è un amico bisogna essere sinceri. Guarda un po'. Zito per esempio ha fatto una crescita importante nella ripresa andando anche vicino al gol, però Zito nel primo certo tempo era non l'ha vista mai. Ti sto dicendo che secondo me Zito sentiva un po' le polemiche che c'erano state. Nel complesso prende 6. Ma però Gavazzi ci ha avuto dei momenti di luce e di ombra clamorosi. Gavazzi sei un po' poco. Cavazzi sei poco, l'Itteri 5 e mezzo poco. Sorge sempre più il dubbio che Enrico dopo la partita a tennis sia un po' stanco, quante volte può farsi che sonnecchia quando è la partita. Poi sabato si era stancato. Ma la stanchezza aumenta le diottrie comunque. È roba da mai. Ferronetti della difesa è il migliore, sono d'accordo perché ha fatto anche un bel recupero. All'inizio sul suo. Io avrei messo mezzo volo. Ha chiuso proprio lì. Sul triplo top di Farkas ha chiuso Ferronetti. Ma io dico, ma se a posto di Farkas ci fosse stato Pisacane in questa difesa? Ah... E al limite Lauro tende a prendere un po' troppe ammunizioni, se può dire. Via parecchie ammunizioni. Ma questa che ha preso l'ultima era veramente altri. Lauro ne prende parecchie. Avendo un compagno. Gli ha fatto sentire Tacchetti, però qualche volta in modo un po' troppo plateale. Ogni tanto esagera. Preferiremo il cazzottino in mischia piuttosto che entrare plateali. Ma Masi che fine ha fatto? Massi si è sentito male. Aveva un problema prima della partita. Allora io devo mandare la pubblicità. Ma Falletti e Avenatti che fine hanno fatto? Che altro Alfa Gamma? Guarda, domani sera alle 20:50 su Rete c'è Chi l'ha visto. Prova a telefonare. Pubblicità! Allora, ci stavamo scannando su Miglietta Viola, adesso io spiego il concetto, no? Io sono d'accordo, è vero, sei un gran giocatore, mi piacerebbe vederlo in campo. Per quanto mi riguarda, al posto di Nolè, dovessi scegliere. Che poi dice, ma perché Miglietta già... Ah, io ribadisco, Tessera sta a Terni da 9 partite, no?
Miglietta l'ha schierato 8 volte, meno una che è squalificato. Quando ne ha sbagliato? In più Miglietta forse questa è la prima. È un amico, quindi noi ci siamo... Ma a prescindere no, però, adesso, però andiamo sui fatti. Scusa, di queste 8 partite, Miglietta, la prima che poi di che è insufficiente è questa. Conte Serra. No, però Livia si riferisce al fatto che a linea dell'area qualche volta perde dei gol un po' pericolosi. La domanda. Allora, io ho fatto una domanda precisa. Non è, secondo me non l'ha giocato male mai. Perché mi rispondi Limone? Dopo no, secondo me non l'ha giocato male mai, però è un po' pericoloso questo giochino che fa sulla tre quarti. Ma tu l'hai vista ieri sera a Roma Udinese? Il gol dell'Udinese, il primo da come viene? Totti! Scusate, ma come vedete, dai, rispondi a te. Sì, mentre lui risponde, io vorrei dire una cosa. Secondo me, Chris è un giocatore. Secondo me, Chris è un giocatore che ci mette un qualcosa in più perché ci mette l'anima. E quindi io sono d'accordo con te. È stato preziosissimo in molte partite, soprattutto quando Tessera è arrivato e ha potuto contare all'inizio su Chris Meglietta. Quindi, di secondo te, ok, io... grazie Chris, adesso gioca. No, aspetta un attimo. Dimmi. Dico che però, per come ho visto giocare Viola nella partita con il Varese, benissimo. Può giocare anche tre quarti, sicuramente però. È un giocatore importante. Nella partita con la Juve Stabia c'era, no, in lizza i due giocatori, Viola e Miglietta. È stata fatta una scelta ben precisa su Miglietta perché sicuramente con una Juve Stabia molto aggressiva, agonisticamente tosta, forse un giocatore più di rottura come Miglietta poteva essere più utile. Mi sta benissimo. Ma vicino però a lui chi c'è? È lì il punto. Nel momento però in cui Chris evidentemente sta in una fase in cui... Oppure la scusa, aspetta, ferma, di grazia. Ti fermo, e qui... Stai in una fase. Ma scusa, questo sto dire, che secondo me è la non prima volta. Non è la prima volta che perde palla in quella maniera. Perde palla un altro discorso, ma adesso tu mi... Io non è che adesso mi voglio fissare su Miglietta, perché Miglietta è pericoloso, però quel giochino di linea dell'area, dai. Allora, io non ci rinuncio a Viola in questo momento, perché nella partita col Varese per me è stato importantissimo e anche in fase di rottura, oserei dire. Secondo me Enrico ha perso stima in teta quando tu gli hai detto che Falletti era forte. Poi, io a questo punto ti dico anche, e sono d'accordo con te, non so chi l'abbia detto, perché lo dicevo anche a telecamere spente, quindi non lo dico adesso, ma l'ho detto anche prima, che io proverei anche a vedere Viola trequartista, l'ho detto anche perché ci ha giocato in altre occasioni, tra l'altro non è una novità, è un giocatore con i piedi buoni, perché non fare il suo tentativo? Ma io avevo detto, io non ci rinuncio. Il giocatore, scusate, ma io le faccio tanto più semplici le cose. Il giocatore che è cosiddetto di rottura, che va a dar fastidio, a prendere palla, recupera palloni, rompe le scatole, eccetera, rende, lo puoi giudicare pienamente, quando ha vicino qualcuno a cui poi dà la palla e che costruisce. E che comincia a fare le cosiddette tessiture. Chi ha Miglietta o chi per lui? Qual è? Il punto è quello. Secondo me, scusa se ti interrompo. Prego. Io ho finito. Secondo me Tesserre voleva in quel ruolo un Melian. Ecco. Non ce l'ha e ci mette Miglietta. Perché la sua idea era il bravo. E due esterni che attaccano. Usciamo dall'equivoco. Non l'abbiamo preso. Bravo. Usciamo dall'equivoco allora. L'abbiamo preso, però al momento sembra che non è ancora al meglio. Allora che succede? Che i due esterni ce l'abbiamo, perché Quazzi e Zito vanno benino, abbiamo anche delle alternative. Ma non è che non è al meglio, volendo. Si è stirato. Sì, si è stirato, nel senso non sta in forma. Oltretutto. Dopo tanto tempo ha ripreso a giocare, forse ha forzato un po', come succede spesso. Sentite. Allora lì ci voleva un mediano, l'abbiamo preso? Questo perbenismo non ti riconosco. Sto dicendo che Valeri è stato l'ennesima cappella di mercato di Cozzella, e mille, ve lo dissi dall'ospedale, stavo in ospedale quando l'ho detto, una cozzellata. Perché non vuoi andare a prendere un ruolo fondamentale dove sei scoperto, perché sei stato scoperto agosto, non hai voluto porre rimedio nonostante sia stato detto in girillico che dovevi comprare un mediano, non l'hai voluto comprare, hai lasciato andare Grimi a Latina, non al Real Madrid, a Latina, che non a caso va come un treno. Non solo, a gennaio ti si ripresenta il problema, che mi prendi uno che ha fatto due presenze in due anni? Basta, ho detto tutto. Basta! Peppino De Filippo direbbe, ho detto tutto. È la somma che fa il totale, com'era? Ecco, basta, no? Allora tu mi dici, lei un Miglietta, no, ne compri un mediano e lei quello che io dicevo. Finché il mediano non me lo compri, ecco. O non è abile. Ma se la prende l'Aner che voleva quella. Evidentemente non siamo stati capaci di prendere l'Aner. Che si immagina. Però non è che è andata al Real Madrid l'Aner. No. E allora?
l'anno, guarda. E allora mi tengo Miglietta al limite, faccio il rombo, come ho detto la settimana scorsa, Miglietta più davanti alla difesa. Però Viola potrebbe giocare come trequartista. Più trequartista, esattamente. Ma anche perché diciamo che non sta a fare niente di speciale, anzi se mangia i gol. Ecco, ci cioè, sono stati momenti in cui come assist man ha fatto anche, però onestamente in questo momento io penso che con Siena però per esempio ha fatto due assist per dire, sì, no? Infatti, mi riferivo proprio a quella partita, dico, io penso che prima o poi d'essere ci metterà Ceravolo in quel ruolo, suppongo, può essere. Lo proverà una volta Ceravolo trequartista? Vabbè, certo. Ma intanto, visto che Viola ce l'abbiamo bello, quando pronto e con allora, e Varese ha giocato allora bene. Con Langiano Savà Sandir che gioca Viola, Biglietto squalificato, il problema non si pone. Però, vediamo un'altra prova. Io però Viola. Ho la curiosità di vedere. Comunque se Valeri fosse stato integro, cosa che è già successa l'ultima volta che è mancato Biglietta, secondo me Tessera pensa pure al fatto che se non gioca Biglietta non è detto che il sostituto naturale sia Viola. L'altra volta ha giocato Viola perché Valeri non stava benissimo. Vero. Altrimenti avrebbe messo. Cioè, Valeri ha giocato titolare e è stato il peggiore. Cioè, Tessere c'ha un'idea in quel ruolo. L'ultima titolare di Valeri è stato il peggiore in campo. Tanto è vero che l'ha levato e la volta dopo ha fatto giocare Russo, che è riuscito da integro a essere peggio di Valeri Rotto. Però è vero. Queste sono le cose belle del calcio mercato di Pozzetto. Però questa cosa che dice Gigi è vera. Che secondo me lui in quel ruolo vuole far giocare il mediano. No, sbaglia. Sbaglia perché è impresentabile. Io faccio giocare anche posso uno. Posso fare la traduzione del tuo pensiero? Io ci faccio giocare un attaccante che sta figlia, bene. Quindi dorme poco la notte. No, sono d'accordo, Enrico. Non sto dicendo. Sì, ma io vi devo dire, bravo, c'è ragione. Non dovete stare calmi. No. Io vi ricordo ancora che l'ennesima volta che la moglie di Turchi, la presidentessa della Giana, è stata interessante. Quindi bisogna stare calmi. Sei agitato. Lui perché dorme poco. Ma io no, quindi mi posso agitare, va bene. Ma tu non sei stato interessante. Ma allora mi posso agitare? Sì. Stavo dicendo che lui non come diciamo Viola, che sentiamo la partita. Stavo dicendo che Viola non lo considera il sostituto naturale di Miglietta. Secondo me lui vorrebbe o un mediano, e siccome non ce la fa giocare Miglietta, se avesse un mediano integro, farebbe giocare un mediano. Secondo me, perché Viola lo considera un giocatore. Fino a qui non hai detto niente di eccezionale. Allora il discorso lo faccio che io. Che lui dici gioca sicuro. Viola gioca sicuro perché Valeri non sta bene. Altrimenti avrebbe giocato Valeri. Sì, ma Valeri ha giocato, si è dimostrato impresentabile. Ma dove vai con Valeri in quelle condizioni? Ormai ce l'ha, certo, sono d'accordo. Se ce l'ho, allora perché ce l'ho, lo devo far giocare. Allora giocherebbero Avenatti, giocherebbero Falletti. Aspettiamo Sciacca! Sì, beh, per i carri di maggio dice che è quasi pronto. Scusa, Henry, ma se Corrione Pallotta non sei sfilato. Sono due volte che gioca 90 minuti. Scusa, però io voglio fare una metafora. Se la moglie di Enrico gli dice a Enrico, mi vai a prendere giù sotto tre pomodori, questo se presenta con tre melanzane. E gli dice sono buone uguale, no, lo ripomodori io e lui mi porti le melanzane. Vedi, che bella metafora. Traducendo, se la moglie di Enrico dice a suo marito puoi scendere prendendo l'ascensore appunto di sotto per andare a comprare ad acquistare qualche pomodoro, virgola, San Marzano, e lui con le pere, con le melanzane. Così, giusto. Dice la moglie, giustamente. La moglie mi rimane giù immediatamente. Certo. Quindi si può fare. La moglie che era in stato interessante. La moglie che era in stato interessante. Mentre la presidentessa del Lanciano in stato interessante. Basta. Stiamo facendo un pipinaro. No, basta questa storia. Basta. Noi facciamo molti auguri alla presidentessa. Falla finita. Auguri e figli maschi. Falla finita. Certamente se gli piace tanto questo concetto della presidentessa incinta. Però la metafora voleva dire la metafora non è colpa è di Tessere, no? Che deve questo è poco ma è sicuro. Però ascriverei come colpa a Tessere il fatto di preferire Valeri a Viola, perché Viola è un giocatore di calcio integro, sano, che ha dimostrato di poter giocare. Valeri no. Non è in condizione. È fermo lavando tempo, se forse non solo, già non era presentabile prima, mo ci ha messo solo pure l'infortunio, però poi che quello che ha detto Livia non è una sciocca, perché Sciacca secondo me facciamo le corna perché sa ancora la situazione. Però fra poco potrebbe essere disponibile per te. Fra poco è finito il campionato, Comunque volevo parlare di un altro giocatore che secondo me ci avrebbe fatto molto comodo a Castellammare. Turchi.
che è Alfa Gemme, perché lì abbiamo detto Civaliteri poteva ecco chi potrebbe fare il trequartista. Allora ci vado pure io, guarda. Ma perché Alfa Gemme non c'è i piedi buoni? Alfa Gemme al massimo può fare l'esterno. Secondo me può far comodo il contropiede quando stai soffrendo Alfa Gemme. Esatto, perché invece stava a Terni. Secondo che si chiede a un trequartista? Che cosa si chiederà mai? Che cosa si chiede a un trequartista? Uno che abbia i piedi buoni, che sia in grado di... un trequartista? Secondo me c'è Laura il caffè. Secondo te che si chiede? Cioè, che si chiede? Livia, che si chiede a un trequartista? Per tutti, però no, perché quindi non riesci a parlare io e con lui. Che si chiede a un trequartista? Secondo me c'è Laura l'ideale. Si chiede di avere capacità di servire assist. Uno. Di saltare l'uomo. Due. Piedi buoni. Tre. E anche qualche punizione Zico. Importante. Allora questo è l'identikit di Falletti. Poi se fa anche qualche gol. Livia. Livia è l'identikit di Falletti. Anche. Falletti. Però mi sembra che però che cosa che non si chiede al trequartista? Di buttarsi per terra. Mi sembra che Piola ci vorrebbe scartare. Di scartare, di tentare di scartare tutti quanti i fili d'erba. Se non impicciare i giocatori. Di non impicciare i compagni. Di non stare i piedi ai centrocampisti. Ma ormai questa trasmissione è diventata cabaret. No, io vorrei riportarla, se il conducente me lo autorizza, vorrei riportarla sui criteri di serietà giornalistica. Perché ho seriamente. Perché tu me devi dire, presidente, se basta con la presidentessa. Il dilemma è un dilemma tecnico di fondamentale importanza. Ma secondo voi Turchi ha appeso cappello? Dice di sì. Ma come si fa? Dice invece denunciano. Ma come si fa? Ma si può fare? Ma che dici? Questo poi è il volto, in teoria. E che ho detto? Scusate, ma in teoria poi mingere è il volto serio di Redere, quello che intervista i politici, fa le trasmissioni. Lascia me divertire sui grandi temi sociali, no? Lasciami divertire. Eccola. Vabbè, comunque in realtà sì. È una trasmissione con gli altri. Tu rispondi pure, ma basta. In realtà sì, perché la famiglia della presidente, la famiglia Maio, ma quella donna merita, no? È bella. E allora? Assolutamente perché? Sì. Vabbè, cioè, no, scherzi a parte, via. Abbiamo fatto della goliardia, dai, via. Comunque Viola può essere, Livia voleva dire, Viola ha le caratteristiche, secondo me sì. Però più ancora Ceravolo, che forse è più veloce. Sì. Secondo me Ceravolo può essere. Però Yardambo di pista Minduccia. No. Due anni tu l'ha fatto, non ho capito. Yarda parecchio. Pista, ma. Un buchetto pistino. Ma glude poco. Dipende, perché noi non abbiamo mai visto parlato giocare, internano stasera. Non l'abbiamo mai visto giocare trequartista, quindi non lo sappiamo. In realtà, beh, vabbè, dipende anche da te. Certo, se ci venisse di gente allo stadio, però. No, io non ci vengo. No, non dico di te. Basta. Hai ragione, la volevo dire. Mettiamo le curve a 3 euro come ha fatto la Juventus. Venisse un po' più di gente allo stadio, via. La squadra merita. L'altra volta, diciamolo, via, io dai. L'ho detto più volte, anche a casa. Non si è fatto. Non per colpa di nessuno. No. Ma che? Ma sì, presidente Zadotti, lei che è così, ecco lei che... è così vicino alle esigenze dei tifosi. Ecco, tu che sei serio, lei che no, io non so serio. Ma tutta la mia serietà, sto parlando. Lei che capisce così bene, interpreta le esigenze dei tifosi, ebbene, metta questa volta i biglietti a 3 euro. Le curve. A 5. Facciamo anche. Ma facciamo a 5, dai. C'era il Bigo Bus, noi facciamo. Ma da 3,5, scusa, 2 euro per 2 euro. Cioè, dopo ma ci compriamo i brustolini? Voglio dire. No, cioè, facciamo una giornata, no? Ma anche un euro le donne, visto che non si è fatto per la festa. Oh. Sabato, che è una partita, scherzi a parte, decisiva, perché potrebbe rappresentare la vera svolta per il campionato della Ternana, la vera svolta. Ma anche perché con il perimetro dei 14 punti, veramente, veniamo, ai play-off ci va un sacco di... Veniamo incontro un attimino alle esigenze della gente. Esatto. Donne a un euro e curva a 5 euro o a 3 euro, che ci vuole? Presidente? Tanto non è con l'incasso, andiamo avanti. Non ce li pagate con l'incasso dello stadio, portiamoci se gente. No, rinnovelliamo quella bellissima esperienza del compianto Migliucci, diamo cosce di pollo a Torino made in Taiwan, no, per carità, sto scherzando ovviamente, per carità. No, però un qualcosa si potrebbe fare. Castellammare, al di là di tutto, voglio dire, ha dato un po' un insegnamento per quello che riguarda il calore e anche in una situazione anche disperata si è in grado di dare alla propria squadra. Lì veramente la situazione ormai credo che sia disperata. Hanno mandato ancora un biglietto in modo per un'ora di fila, però vabbè. Si è voluta dare un segnale e credo che il pubblico lì effettivamente abbia dato una però risposta. Però Terni ci vorrebbe un segnale, secondo la mia opinione, poi scusate che è un argomento che magari non dovrei neanche, però secondo me qui la società dovrebbe fare un piccolo sforzo.
anche perché, ripeto, non è secondo me con l'incasso che non ci risolve niente. No. Invece non magari uno sforzo verso la città e dire: guarda, in questo momento tutto quello che è successo, però nonostante tutto siamo forse con un buon risultato questa partita, ancora ci possiamo divertire. Portiamo queste 2.000 persone in più allo stadio, le che poi ci tornano, no? Se si divertono, è logico. Ci ritornano. È logico. Perché è quella logico. Con il Taranto, quella bella partita, quel bello spettacolo, portò come scia e lo stadio pieno per altre 2-3 partite, perché poi se la gente viene, torna. Poi è anche un periodo climaticamente, sì, speriamo che sia favorevole, quindi potrebbe veramente essere, insomma. Noi abbiamo società, fatto è un appello che facciamo. Suggerimento. Stasera. Questo è un ragionamento serio, veramente una proposta seria, una proposta di coscienza, che va incontro anche ad una alle città... Alle donne è stato interessante. Che va lascia perdere lo stadio interessante, che va incontro a una città depressa e in crisi. Certo. Questa sarebbe veramente una testimonianza. Posso fare una telefonata in società stasera per fare... Stasera non ci sta nessuno, quindi si falla subito. Chi è incinta? Stasera, diciamo. Non ho capito io, non ho capito. È incinta in società? La società. Vigiarelli notoriamente è inattendibile, quindi può dire quello che vuole. Sono inaffidabili. Inaffidabili, quindi può dire quello che vuole. Torniamo un attimo a parlare di calcio. Sì. Del centrocampista abbiamo parlato. In difesa al posto di Farkas chi gioca? Ma qualsiasi soluzione è migliore. Meccariello. Ecco. Giocherà Meccariello o Masi? E mi viene da dire quasi purtroppo. No, giocherà forse Masi. Il Meccariello di Castellammare di Stabia non vabbè, è stato entusiasmante. Dai, non è quel. Secondo me Masi non è entrato perché non stava al meglio. Nella gerarchia non so se è avanti Masi o avanti Meccariello. Qualche volta Meccariello è stato anche secondo preferito me, a Masi, però insomma secondo se la me gioca. Comunque sia, a parte che non è che entra, che ti posso dire, il Baresi del Milan, no. Era un buon difensore, giovane. Il problema è che Farkas, oltre a essere lento, spesso ha delle amnesie o delle lacune clamorose. Avete visto tutti, dicevamo, se entra Ferronetti è meglio di Farkas, in effetti è così. A questo punto andrebbe completata la cosa. Tessera sceglie Farkas perché è l'unico centrale col piede sinistro, quegli altri hanno tutti il piede destro, però a questo punto non gioca Farkas, ecco, che ci ha costato tanti gol. C'è una cosa. Anche perché, scusa, questo Farkas sembrava forte, ma no, è sempre il suo discorso, no? Perché poi parliamo di pallone, la pesca è un'altra cosa, il calcio è un'altra. Allora, non si può giudicare un giocatore se ha fatto 3 presenze in Europa League, perché allora Peluso ha giocato in nazionale, ecco. Peluso fra 5-6 anni, chi lo incontra su un campo assetto, che di calcetto, gli viene da ridere. Quindi è un giocatore modesto. Farkas, pur avendo fatto 3 presenze in Europa League, poteva essere, non è detto che sia, uno scarpone. Le presenze non contano niente. Conosco gente che gioca in Serie D, che se la porti in Serie B fa sfracelli e viceversa. Conosco gente che in Serie B, che se va in Serie D fa rito uguale. Quindi le presenze non contano niente. Allora Farkas, per giudicarlo nel calcio da almeno 120 anni, che si fa? Si accende la televisione da pochi anni, prima si andava direttamente, si vede il giocatore, com'è? Aspetta, poi mi faccio aiutare anche da un amico, a me mi pare scarso, vedi un po' tu com'è? 2, 3, 4, al quarto che ti dice secondo me è così, hai dato il giudizio. Le presenze contano zero, anche se avesse fatto 250 questo presenze. Questo è Manchester United. Prego. Ma voi pare normale? Niente. Mi pare normale? Non mette fini stasera. Ma pare normale che dei nostri centrali difensivi non ci sia un mancino? L'adoro, però non mi... Dai, Ri, su. No, stavo scherzando. Dicevo soltanto che tu... In poche parole, hai fatto vedere, hai parlato di quello che una normale squadra di calcio, una normale società di calcio fa con gli osservatori. È questo il discorso. No, dicevo, non è che ti voglio dire che sei un genio, no? Hai detto una cosa normalissima, che gente terza categoria si fa. No, io non capisco perché qua allora io conosco tre amici che è capisco normale, no? Facciamo finta che uno è pure Maggiolini, allora io che faccio? Lo vado a vedere io, poi ci mando Enrico e poi incroci, poi ce ne mando un altro al terzo che mi dice la stessa cosa, dico questo può essere, è così. Se poi mi ha fatto delle presenze in Europa League, io prendo, dico quello, sono scritto delle presenze in Europa League, strappo e butto via, perché a me delle 3 presenze in Europa League non me ne importa un vico secco. Per me può aver fatto anche 250 presenze, se io con gli occhi miei vedo che è scarso, poi magari quello quando faceva le presenze era pure bravo, perché sennò io Altafini e me lo porto a giocare con la Ternana. Altafini ha fatto i 200 gol in Serie A, infatti uno dei problemi più, ma se lo vedi adesso non cammina. Uno dei problemi più importanti di Tessera non è più il fatto di doverli mettere in campo in un certo modo, è che ha alcuni giocatori ai quali dovrebbe insegnare i fondamentali. Guarda che lo sta facendo! Ma è impossibile, no? Tu non puoi insegnare le astine a uno di 30 anni.
Perché qui ci sta gente di 30 anni che non sa qual è la posizione da assumere. La scuola calcio quanto servivano. Volevo fare una domanda. Paolo del Serra che fa? Volevo fare una domanda rapidissima, Enrico. Sì, fa poco. Da osservatore. Perché se ci avete fatto caso, quando è entrato Meccariello, non c'era un sinistro naturale tra i difensori centrali. Quindi ha dovuto mettere, per non spostare Ferronetti, che aveva già trovato le sue misure, cioè e non lo dovevi toccare, l'ha dovuto mettere a sinistra. Ok. Ma ci si può giocare a sinistra? No, allora io dico, a voi pare normale che noi non abbiamo un altro difensore, a parte Farkas, un difensore centrale? Lì devi leggere tra le righe uguale disperazione. Cioè è un allenatore, un tecnico che non sa a un certo punto cosa fare, come fare. È quello il discorso. Quello come materiale perché umano. C'ha quello, che gli fa? Niente. Oh, anzi, sta facendo un buon lavoro. Dai. Esatto, no, esatto, esatto. Sì, esatto. Sì, e come andrà a finire lo scopriremo solo la prossima settimana, la prossima, perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Massimo, Enrico, Livia e Gigi, non vi faccio lanciare niente, tanto ormai se sanno gli orari vostri. Comunque non ce lo mando Enrico a vedere le partite. Perché ringrazio perché, per dire. Perché sennò tu sei a Gavazzi e tu ti offendi. Vabbè. Però Falletti se sei sveglio secondo me il giudizio lo vuoi dare. Però Falletti l'aveva un quadrato però. Comunque un complimento a Livia per la splendida miss. Bisognerebbe dare detto essendo la primavera noi siamo tutti felici. Grazie di averci seguito anche stasera. Sappiamo che siete numerosissimi. Continuate così. Ci vediamo martedì prossimo. A tutti. Forza Fere. Arrivederci. Buonasera.